Beh, intanto buon anno a voi e buon anno ai telespettatori e ai tifosi del Benevento. Direi che al di là ovviamente della comprensibile delusione per il risultato negativo dei Sanniti, rimane però la prestazione, la qualità della prestazione della formazione di Filippo Inzaghi, come lo stesso tecnico ha sottolineato in calcio alla partita. Ed è una prestazione che ha confermato proprio al cospetto di una capolista che sta demolendo un record dopo l'altro, la bontà e la validità del lavoro di Inzaghi e del Benevento. Benissimo, Saviere. Adesso siamo attesi da altre due partite difficili, con il Cagliari, poi l'Atalanta, ma partiamo subito con il Cagliari. Beh, se c'è un momento in cui il Benevento possa cercare di sfruttare la situazione, perché la formazione rossoblù lo ha confermato ieri in occasione della sconfitta interna accusata contro il Napoli, non vive il periodo migliore della sua stagione, ma il momento è questo. Se noi rivedremo in azione il Benevento, che al cospetto del Napoli ha totalizzato 24 tiri in porta, come Inzaghi ha rimarcato, ha colpito un palo, ha sprecato un calcio di rigore, io penso che la formazione sannita parta favorita nel confronto con i rossoblù, che in questo momento devono assestare il centrocampo. Molto probabilmente il ritorno di Nainggolan farà ritrovare al pacchetto centrale di Di Francesco quella solidità che ha smarrito in occasione delle ultime partite. Però ripeto, l'impressione che ha suscitato ieri il Benevento è stata molto molto positiva. Ecco, però mancano le reti, questo è uno dei punti su cui si sta dibattendo già da qualche ora. Sì, d'accordo, però mancano le reti, dimostra anche il fatto che le reti realizzate in 15 partite siano state 17, però noi non possiamo sminuire la posizione che il Benevento come questo momento in classifica è a 7 punti di vantaggio sulle formazioni Torino, Spezia, Genoa, che di punti ne hanno 11 e pone le 9. Quindi è chiaro che se sul mercato si presenterà un'occasione allettante, mi riferisco per esempio a Cutrone, tanto per fare nomi, sì, ex allievo di Inzaghi nella primavera del Milan, sono certo che il presidente Vigorito la sfrutterà per mettere a disposizione di Inzaghi un ulteriore rinforzo nel reparto offensivo. Però ripeto, non so quanti anche fra i più ottimisti tifosi benedettani alla vigilia del campionato avrebbero firmato se avessero detto loro che dopo 15 partite il Benevento avrebbe avuto 18 punti, sopravanzando squadre come la Samp, il Bologna, l'Udinese, la Fiorentina e il Torino. Benissimo, Xavier, grazie tante anche per questo collegamento. Ci risentiremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Grazie. Molto volentieri, grazie a voi. Buona serata da Tutto Sport. Grazie.